Ho visto, ho sentito la sua voce, le sue parole. Maria, tu concepirai il figlio di Dio. Sarà maschio e si chiamerà Gesù. Siederà sul trono di Davide e il suo regno non avrà fine. Io sono un impenitente agnostico, ateo, però ecco, la cosa che mi piaceva molto di quella storia, di quel libro di Pasquale Festa Campanile, era l'idea che questa storia d'amore tra Giuseppe e Maria fosse una storia d'amore normale, laica, e che ci fosse dietro un mistero non soltanto sacro, come quello che le scritture ci insegnano, ma che ci fosse anche un mistero più concreto, più reale, no? Ecco, quella storia d'amore lì, che è una storia d'amore per cui ancora noi qui siamo oggi a parlarne, forse è la storia d'amore per eccellenza tra Giuseppe e Maria, mi piaceva raccontarla in questo modo, cioè non si dice che cosa è successo a Maria, si sa soltanto che un giorno questa ragazzina di 14 anni è tornata a casa, piangendo, infreddolita, impaurita, terrorizzata da quello che gli era successo, e che gli sia apparso un angelo, che gli abbia detto che avrebbe concepito il figlio di Dio, o che sia stata violentata da dei predoni nel deserto, a me poco interessa. A me la cosa che interessa è la reazione di questa ragazzina. Lei si è inventata che aveva in grembo il figlio di Dio. E anche se fosse stato il figlio di una colpa, come di una violenza, ancora di più sarebbe stata grandiosa come invenzione da parte di questa ragazzina. Perché faceva di una colpa l'uomo più puro del mondo. E Giuseppe, per amore, solo per amore, è costretto a crederci. E impazzisce per amore. E chi sono re? Sono re. Grande re. Dio ha avuto coraggio a scegliermi.